chiamo Yasmina Daniela Ioana Vino, ti ho detto che è lungo, frequento il quinto CAT e abito a Cascia. CAT che cos'è? Geometri, costruzione ambiente territorio, diciamo. Avrai un bel po' da lavorare. Sì, sì. Io sono Claudia, frequento il quinto amministrazione finanza e marketing e abito a Norcia. Antonio, costruzione ambiente territorio e abito a Norcia e faccio il quinto anno. Io sono Nora San, vivo a Cascia e frequento il quinto turistico. Come vedi il tuo futuro a Norcia e se i mezzi visivi, quindi sia il cinema che la radio, possono aiutarti? Per adesso il mio futuro a Norcia sinceramente non lo vedo, ce lo vedo fuori, perché finisco un finta a scuola e poi andare all'università. Quindi per adesso Norcia non ho programma nel mio futuro. Poi invece i media ci aiutano molto, quindi servate anche un sacco di un'azione con queste cose, con altri modi, diciamo fanno un buon lavoro. Il futuro a Norcia lo vedo, però se siamo noi giovani a dovercelo creare, perché dopo un terremoto del genere, quindi un evento catastrofico come questo, dobbiamo noi essere il motore del futuro e creare i nostri spazi, creare gli spazi anche per le generazioni che verranno, partendo dalla nostra, ed essere fermi in quello che facciamo e avere le idee ben chiare. Come potrebbero quindi i media aiutare a far conoscere meglio un paese, pur restando magari non invasivi nei confronti di un fenomeno come quello del terremoto? Io credo che in questo dovremmo essere bravi anche noi a sponsorizzare bene i nostri prodotti. Ti hanno aiutato questi progetti che avete fatto durante l'anno scorso e quest'anno? E se sì, in che modo? Allora sì, mi hanno aiutato perché mi hanno aiutato, mi hanno fatto comunque, hanno fatto condividere le nostre esperienze e quindi abbiamo capito che le nostre paure erano un po' comuni a tutti e quindi mi ha aiutato per questo.